Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di The Battle Cats. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag The Battle Cats qua sotto nei commenti, vi ricevo un cuoricino e andiamo avanti con questa nuova puntata. Allora, come sapete li sto registrando prima, quindi se vedrete degli stage che effettivamente sono diversi è normale perché non sono di quella giornata specifica. Andiamoci ad aprire le 7 mie capsule che mi sono farmato come sempre, che poi sono 6 più quella che ti regalano quando loghi. Quindi niente di eccezionale, ragazzi. Sono fattibili. Perfetto. Vediamo un po' se dalla rimessa possiamo andarci a usare tutto e a prenderci un altro biglietto dorato. Perfetto. Così andiamo a provare a fare un'altra apertura di Epic Fest singola. E vediamo cosa succede. Allora, mia capsula rara. Ci dovrebbe essere ancora l'Epic Fest? Sì, perfetto. Un tentativo. Proviamo. Vediamo un po' se siamo fortunelli. E non siamo fortunelli, va bene, comunque è gatto ruota, potremmo anche non potenziarlo. Cambia per NP, grazie. 105 NP che non sono per niente male. Allora, oggi vado a farmi due stage, che mi ha chiesto pure un ragazzo sull'altro account, però lo posso fare per adesso su questo. Vendetta di Rewawa e poi, vendetta l'abbiamo fatto, dobbiamo fare ritorno di Rewawa, tutti e due gli stage. Vendetta di N1 spietato con limitazione super rari. E quella dopo, se ci riusciamo. Anche se non è così semplice come sembra. Allora, vediamo un po'. Per il primo mi sono fatto un deck specifico, che è questo. L'ho chiamato Wawa 1, così me lo ricordavo. E visto che abbiamo limitazioni super rare in confronto alle limitazioni vecchie dell'altro combattimento, abbiamo appunto una possibilità più ampia, effettivamente forse anche più semplice in questa maniera. Direi che andiamo direttamente in gioco e vediamo che riusciamo a combinare. Se non erro mi devo portare un Max e un CPU. Mi sono portato anche lo speedino. Allora in questo caso andiamo subito di trinino, che dovrebbe eliminare immediatamente cagnolino. Invece no, è partita la CPU da sola perché non doveva. Va bene. Allora, quel cagnolino scuro doveva essere già morto sinceramente. Non so perché non è andato giù. Però ok. Non vuole morire il cagnolino scuro. Cioè, pazzia. Sta reggendo più del dovuto. Cioè, doveva essere già morto col trinino. Così prova a secco. E invece ha retto. Qua ci sono anche degli zombie noto. Ok. Abbiamo knockback assicurato, quindi va tutto bene. Vai così. Proviamo a metterci più e a partire con tutto quello che abbiamo a disposizione, se ce lo permettono. Vediamo un po'. Ok. I cagnolini ci stanno dando un po' di difficoltà e di problemi. Va benissimo, per fortuna che quel vendetta N1 e Wawa ha giustamente il knockback garantito. Ci stanno a dare più fastidio ai cagnolini che Wawa, sinceramente. Ok, anche perché lui viene knockbackato ogni volta che si prende danni da Leo, quindi nessun problema. Perfetto. È una parola grossa, perfetto, però diciamo che potrebbe andare meglio. Forse CPU mi sta creando qualche problema. Ok. Vediamo un po' se riusciamo a rigirare la situazione un pochino. Per ora sembra di no. Siamo un po' inguagliati. E lo speed mi sta dando urto. Un po' tanto. Più che altro non capisco perché se c'è uno zombie non mi hanno fatto mettere roba anti-zombie. Ok. Allora, trenino. Se la cava. Andiamo col gatto Leo Maniac, così almeno allontana Wawa. Ok, doppio knockback. Vai così. Vediamo un po' se riusciamo a ribaltare un po' sta situazione. E dovremmo riuscire a eliminare pure un po' di robina qui. Olè. Diciamo che per adesso ci siamo stabilizzati. Aspettiamo e vai col gatto Leo che manda indietro. Olè. Abbiamo rievocato al cyberpunk perché ce ne avevano eliminato uno. Per ora tutto nella norma. Ok. Nella norma è una parola grossa, però diciamo che siamo messi discretamente. Secondo me devo fare una piccola modifica e mettere un altro gatto che mi fa aumentare il knockback. Assolutamente. So pure che cosa devo usare. Allora, facciamogli un knockbackino secco. Gatto espresso alla grande.
Però ci sta dando un po' troppi problemi. Con Cyberpunk da là mi sa che viene colpito. Invece no. Top così. Vai, cerchiamo di riallontanare un attimo il Wawa. E finché lui sta indietro è tutto tranquillo. Poi arrivano i cagnolini a rompere tre quarti. Non vanno giù perché non vogliono andare giù. Ok. Non riusciamo a eliminarli neanche a volello. Cioè il gatto espresso dovrebbe fare tre quarti dentro a sto stage, invece non riusciamo a farglielo fa, non so perché. Ok, è stato attaccato dal Cyberpunk. Wow, è stato pure per un attimo rallentato. Quindi ottima situazione. Ok. È una parola grossa, ok, però ci dovremmo riuscire in effetti a arrivare a colpirlo, ma ci stanno troppi cagnolini zombie e tutto il resto e ci danno fastidio. Aia, mi stava eliminando il Leo. Ok, attaccalo così con knockbacki due volte. Perfetto. È sempre una parola grossa, perfetto, però meglio di niente. I gatti Leo dovrebbero fare un po' meglio. Vabbè, ci siamo riusciti comunque a rimandarlo indietro di nuovo, quindi nessuna problematica grossa. Olè. Perfetto, Rick Knock è beccato Wow a due o tre volte anche. Oddio, è passato dietro. Raga, il Leo è passato dietro. Il Leo è passato dietro, sta attaccando torre senza motivo. Guardali, pazzoidi, che ci provano. Qua col Behemoth, peccato che non si può fare perché solo super rari. Avrebbe fatto veramente tombola a passargli dietro. Ok, gatto espresso, lo dovremmo tirare addosso. Vai. È che l'express a me mi muore troppo facilmente. Non dovrebbe morire così, sinceramente. Ok, diciamo che per adesso ce la stiamo cavando. Lo sto evocando tanta roba. E stiamo beccando Wawa fino alla torre. Vai così. Esattamente questo per fargli pure i danni. È arrivato un cagnolino di quelli scuri a rompe tre quarti. Ok, per ora sni. Possiamo ancora farcela. Allora, non evoco niente perché sennò lo spreco. Vai così. Evoco i tre che possono colpire Wawa. Ok, gatto espresso è riuscito a colpirlo. Mamma mia, due volte. Peccato che poi muore. Ok. Diciamo che per ora la situazione è abbastanza stabile. Dovremmo riuscire a buttarlo giù. Dovremmo riuscire a toccare anche la torre. Ok, arriva il gatto espresso. In pratica la maggior parte dei danni li fa gatto espresso. Oh, eliminato. Buttato giù. Quindi vendetta di N1 spietato portata a casa. Giustamente questa è quella che ci dà 1 milione d'esperienza, se non erro. Pidappiamo così questa torre da 1,5 milioni scende subito. Ok, uno stage interessante e ce lo siamo portati a casa. Quello dopo sarà un bel problema, perché è quello grosso con unità diverse. Io dovrei avere dei livelli maggiori e non ho. Quindi giustamente sarà molto più difficoltoso. Vai, 1 milione d'esperienza per noi, buono. Adesso il secondo stage, Ira del Cagnord. Ok. Diciamo che la situazione è più o meno la stessa. Mannaggia a me, mi sono portato il CPU. Compirla, no, ho sprecato l'Express. Diavolo, peccato. Vabbè. Diciamo che è un'altra situazione questa. Un'altra situazione che potrebbe essere a nostro favore da un punto di vista. Ok, camera cat sopra gli angioletti. Che qui sono tante unità piccole. Questo stage. Niente di troppo preoccupante, ma un po' fastidiosi. Perché non ci fanno avvicinare a toccare giustamente il Wawa. Ok, gli angioletti contano come fluttuanti però in questo caso. Infatti si usa a camera, chissà perché. Olè. Allora, quello era lo slow cannon che dovrebbe essere utilizzato per rallentare tutte queste unità che corrono a manetta. Ok, Wawa è stato colpito e allontanato. Vediamo un po' come ce la caviamo. Qua il CPU non dovevo metterlo in effetti, sono un po' un pirlotto, però
Guardate quante unità sta evocando. Pazzia. Ok, qui addirittura il mio livello è sotto di tantissimo, perché qua ci sarebbe da mettere lo slow cannon al 20. Sta pushando un po' tantino, raga. La vedo un po' difficilotta questa. Non sono sicuro di poter portare a casa uno stage del genere ancora, per ora. Anche perché pure la cyborg dovrebbe essere più alta. Penso che questo stage non sia ancora al mio livello. O io non sono ancora al livello di questo stage, che è diversa la cosa. Ok, mi sta eliminando tutto quello che capita. Va benissimo così. Oh, ci sono anche gli alieni, ecco perché mi ha fatto mettere i surfer. Guardate quante unità sta evocando, raga, pazzia. È pazzia totale questa. Ah. E poi mi sta attaccando pure la torre, quindi no, non lo reggiamo. Troppa roba. Veramente troppa. Ragazzi, questo stage è pazzia pura. Proprio pazzia pura. Ok. Perché praticamente ci ritroviamo in una situazione molto pericolosa, in cui dobbiamo riuscire a fare sufficiente danni ad area a sti maledetti stickman e eliminare anche tutte le altre unità che arrivano, con Wawa davanti che pusha. Quindi è una situazione molto drastica. Ok. Il problema è che ci sono un sacco di unità. Io adesso mi sono fatto un potenziamento anche al nostro gatto Pizza, in maniera che fa danni ad ondata, e vediamo se riusciamo a gestire la situazione. Olè. Sto evocando tutto quello che posso evocare che faccia danni ondata, danni ad area su queste unità. Gli tiro pure una bella torrettata, giusto per fare un po' di pulizia, perché hanno rotto tre quarti, vorrei dire. Ok. Gatto Express ogni tanto riesce a fare un po' di soddisfazione a noi. È che si ammucchiano. Si ammucchiano proprio le unità, e quello è il nostro problema più grave. Olè. Mi sono portato anche Ganesh, perché ha una buona resistenza ai colpi e magari ad aria riesce a darci un po' di soddisfazioni. Olè. Vediamo un po' che riusciamo davvero a inventare qua, perché è proprio da inventare qualcosa. Colpo ad aria, buono. Ganesh ha fatto qualcosa. Qualcosa ha knockbackato Wow, e non so che, forse il cyberpunk può essere. L'ha pure rallentato, sembrerebbe. Bravo cyberpunk. Facci sognare un pochino. Facci sperare un pochino, perché qua è proprio la speranza. Questo stage evoca il mondo, cioè è pazzia. Cioè una certa posso mettere pure il CPU, di E sperare nel CPU, perché più di questo non mi posso inventare. Vai così, stanno avanzando, raga. Non so che dirgli. Non so che cosa dirgli. Guardate, raga, è proprio... Non si fermano poi. Non fermandosi arriviamo sotto torre e si perde uguale. Ho capito che questo stage non è ancora nelle mie mani, assolutamente. Dobbiamo prima sbloccare lo slime. Andiamo a fare evoluzione misteriosa difficile, così mi prendo il gatto evoluto di Mister. Quello lì che praticamente dovrebbe avere il cazzotto al posto del cannone, insomma. Non so se voi ricordate. Lo sto facendo giusto per quello, infatti ho messo il trisol, così lo prendiamo subito. Peccato che lo stage precedente non abbiamo potuto fare. Io volevo riuscire a fare pure l'ultimo spietato, così prendiamo la true form del glass. Ma non sono ancora a livello, ci può stare. Ok. Poi casomai dopo facciamo un altro stage, perché ho visto che c'è uno stage Aki da continuare. Magari facciamo uno di quelli per vedere come va. Ci portiamo la nostra Mega Kai e ci dovremo riuscire tranquillamente. Perfetto, evoluzione misteriosa edificio portato a casa con gatto speciale potenziato, giustamente Mister. Ecco il nostro super Mister che diventa, vediamo un po', Iper Mister, che è quello col pugnone. Che cosa fa? È ammazza zombie, non lo sapevo, e ad aria, quindi potrebbe essere utilizzato appunto per gli stage zombie, niente male. E adesso ragazzi ci andiamo a fare uno stage dove ci sono Yaku, foresta ultraterrena, perché c'è comunque il parco del demone. Io dovrei proseguire prima che scade, quindi me lo vado a fare direttamente con un bello speed up e un max. E che stage strano, raga, fantastico. Cioè, lo sfondo è bellissimo, fatto in questo stile pixelato. C'è uno zombie. Vabbè, c'è qualche Aku, giustamente, come doveva essere. Per ora tutto nella norma. Mettiamo l'omino, quello anti-Aku, così gli eleva lo scudo.
Ok, e mettiamo immediatamente la Gai pesante, pesante. Come piace a noi. Vai così. Facci sognare, speed upino. Ok. Dai che gli eleva la barrier. Che non è manco servito l'attacco della Gai perché è morto prima. Oh, quanti zombie. Interesting. Vabbè, li one shottiamo, raga. Questi sono stage già facilissimi. Assolutamente. Poi con due zombie là. Ciao torre. A posto. Altro stage di questo evento fatto. E che c'è da? Ah, era l'ultimo. Quindi 30 frisca e teo leadership. Mi si è bloccato un altro stage che non dà niente. Che si chiama Gatto Ascia Liberato. Nido Aku. Quindi se è di nuovo Aku, me lo vado a fare e vediamo cosa succede. Andiamo avanti e vediamo cosa succede. Allora, abbiamo giustamente combo respinta. Coniglietto rosso, nessun problema. Lo one shottiamo. Cioè, Gatto Ascia Aku, regà, quello è. Esiste il Gatto Ascia Aku? Ma che cosa? Va bene, tanto c'è sta la Kai. Penso che dovrebbe fare qualcosa di buono per fermarlo. Oh, si è potenziato dopo l'attacco. Cioè, quindi il Gatto Ascia Aku si potenzia. Da starci attenti. Mi è morta la Kai, raga. Mi è morta la Kai, quindi devo levare lo speed up, assolutamente. È un problema grave il fatto che c'è morta la Kai. Cioè, tra poco la riusciamo pure a rievocare. Però lui c'ha barrier, quindi non riusciamo a colpirlo. Fortuna che c'è il cyberpunk che sta facendo un po' di pulizia là dietro. Interesting comunque questo stage. Che non ci dà nulla, però è così importante da combattere. Vai. Vediamo un po' se riusciamo a levargli cose, scudi e roba del genere. Oh, eliminato, perfetto. Quindi Nido Aku, Gatto Ascia Aku, che ci dà un fastidio enorme, va bene. Interesting. Stage portato a casa comunque, non dava nulla. Ma che stranezza. Va bene, vittoria. Boh, si è sbloccato un altro stage Aku, che si chiama Guerra del Diavolo. No, ci stanno i metallici, che odio. Io odio i metallici. Ok, e riecco il Gatto Ascia. Allora, il problema a noi adesso è il cagnolino metallico. Per assurdo, il nostro problema più grosso è sto metallico. Ok. Cerchiamo di levargli lo scudo. In qualche maniera. Ok. Adesso mettiamo pure la nostra Kai. Devo rievocare sto 5.40 perché assolutamente ci può dare una mano. Ok. Ho messo pure quello che fa danni ad ondata. Quello contro gli scuri adesso è diventato generico, top, così. Oh, sto Gatto Ascia è interessante, cattivissimo. E non muore, resistente. Cioè, la Kai mi è morta di nuovo, sì. Olè. Vediamo un po' di pulire, così almeno adesso evochiamo la seconda. C'è anche Ururu dietro, ma Ururu non so se può far danni all'Ascia. Sì, perché non c'ha più lo scudo attivo. Probabilmente gliel'abbiamo tolto talmente tante volte che non l'ha rigenerato. Mi piace sta cosa. Vai così. Ah, guardalo. Si era ripotenziato e si era rimesso scudo il maledetto. Vabbè, dovrebbe essere andato anche questo stage. Quindi un altro stage Aku che non dà niente portato avanti. Ok. 15.000. 30 frisca e un leadership. Niente ragazzi, abbiamo fatto un po' di stage interessanti, abbiamo fatto qualche stage Aku, siamo andati avanti, mi ha sbloccato anche un'altra cosa per una seconda dimensione, ma prima devo finire Gatti nel Cosmo. Arriviamo a 1000 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag TheBattleCats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo nel prossimo video.